C'è anche un operaio italiano quarantenne residente a Prato tra le 38 persone arrestate dai carabinieri che dalle prime ore di stamani hanno fatto scattare un maxi blitz tra le province di Trento, Brescia, Vicenza, Mantova, Prato e Bari, oltre che in Belgio e in Olanda. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Trento con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti, compresi quindi i militari del Comando di Prato. L'ordinanza di custodia cautelare eseguita oggi è nei confronti di 38 persone, 15 marocchine, 8 albanesi, 3 tunisine, 1 algerina, 1 kosovara e 10 italiane, ritenute responsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico anche internazionale e spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha permesso di individuare e smantellare due distinte organizzazioni criminali dedite allo spaccio e al traffico di droga.